Questa mattina manifestazione di protesta degli studenti dell'Istituto Spaventa di Atessa che hanno attraversato le strade della città fino a recarsi davanti al municipio. Siamo con Luca Pizzi e Simone Barattucci in rappresentanza degli studenti per farci spiegare quali sono i motivi di questa protesta. Allora, il motivo principale è la sicurezza nella nostra scuola. Abbiamo inviato svariate lettere, svariati solleciti alla provincia, ma abbiamo chiesto anche un incontro, ma non ci hanno dato né una risposta né un... né niente. E abbiamo saputo recentemente che le nostre scale d'emergenza non sono a norma, quindi se dovesse nel caso succedere qualcosa sarebbe un disastro totale. Quindi questi sono i motivi principali. La scuola come è messa sostanzialmente, Barattucci? Un'ottima realtà come quella di Atessa non può permettere di non intervenire alla provincia, e la provincia deve fare qualcosa per noi, non sta facendo niente. Dopo vari solleciti non ci hanno dato neanche risposta, quindi noi protestiamo e manifestiamo contro tutto questo, anche perché adesso siamo andati al comune, niente risposte, nessuno si è affacciato, il sindaco non c'è e noi manifestiamo contro tutto questo. Questa protesta, Pizzi, proseguirà anche nei prossimi giorni se non avrete risposte dalle istituzioni? Questo sicuramente, e se non ci daranno una risposta credo che andremo anche sotto la provincia. Sicurezza lo spaventa, sicurezza lo spaventa, sicurezza lo spaventa, sicurezza lo Ottima realtà come lo Spaventa non può chiudere come sta facendo l'ospedale, infatti molto presto faremo uno sciopero con i ragazzi dell'ospedale che ci hanno invitato a manifestare con loro. È una scuola completa di tutto, dove non manca niente, palestra, aree per la chimica, aree computer, ci sono varie LIM, e sinceramente vedere che un ragazzo quando viene a fare l'open day a scuola si trova davanti un corridoio chiuso per la frana, varie classi chiuse, non è un bello spettacolo, non è un buon bigliettino da visita. E per conoscenza ho contattato il sindaco, che è impegnato in altre faccende, però è disposto ad incontrare una delegazione, quindi quando volete. Perfetto, allora fisseremo un incontro e il prima possibile vedremo. Sicuramente ci faremo sentire.